Insomma, professore, davvero incoraggianti questi i dati degli ultimi giorni. Non dobbiamo intanto aspettarci sorprese? Beh, io, come dire, sono molto contento di questi dati. Come lei correttamente ha fatto, ha detto il numero dei tamponi positivi rispetto ai tamponi effettuati. Ed è questo il dato che certamente dobbiamo tenere presente, non il numero in termini assoluti dei tamponi positivi, ma la percentuale di positività rispetto agli tamponi eseguiti. E quindi se siamo certamente al di sotto del 10%, rispetto a percentuali molto più alte dei giorni scorsi, possiamo dire che tutto sommato le cose vanno bene. Però questo non deve indurci assolutamente, come credo che voi diciate da sempre, ad allentare la tensione su quelle che sono le misure di distanziamento sociale. Non dobbiamo, come dire, entusiasmarci per questi dati e iniziare a vedere come se l'epidemia stesse passando, iniziamo a lasciare le case, a riprendere i contatti. Assolutamente no, perché altrimenti rischiamo di ritardare ancora di più la discesa dal pianoro, non dal picco che abbiamo raggiunto. Per cui il mio invito, nonostante i dati positivi che lei ha raccontato, è quello di rimanere a casa, di stare tranquilli ancora per un po'. Ecco, la curva discendente consente intanto una gestione meno problematica, a cominciare dalle terapie intensive, oltre che per il minor numero di ricoverati. Si parla e già si lavora alla cosiddetta fase 2 dell'emergenza, i test sierologici da utilizzare su larga scala su campioni della popolazione. Il Consiglio Superiore di Sanità preannuncia, professore, che la validazione dei test avverrà sulla base di quattro criteri e dovranno essere test con una valenza nazionale, in modo da evitare difformità tra regione e regione. Difformità che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, non sono mancate. Io diciamo, starei attento su questo argomento, nel senso che ormai anche le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e quindi anche del nostro Istituto di Sanità ci dicono che il test sierologico, quindi il test quantitativo degli anticorpi che sono nel sangue, hanno una validità soprattutto per gli studi epidemiologici, ma non per la diagnosi. Dobbiamo stare molto attenti su questo argomento. Nella diagnostica per l'infezione da coronavirus, quello che fa ancora fede è il tampone. I test sierologici saranno fatti e devono essere fatti per dirci poi che prevalenza di soggetti che hanno avuto anticorpi c'è nella popolazione, nelle categorie a rischio, quali possono essere gli operatori sanitari, nelle forze dell'ordine, nella popolazione. Ma è un discorso che, diciamo, presuppone la chiarezza. Non è possibile fare diagnosi con la sierologia. La diagnosi infezione da coronavirus va fatta col tampone, ancora oggi. Ed è giusto quello che diceva lei, che certamente vanno, come dire, uniformati i test sierologici per poter avere poi un dato omogeneo e attendibile su tutto il territorio nazionale. Assolutamente, assolutamente sì. Per Professor cui Punzi, molti sindaci, come lei saprà, hanno avviato questa fase di screening con i test rapidi cosiddetti. Sono sorti anche problemi di competenza e di affidabilità. Ad Avellino il sindaco ha lanciato questo modello Avellino, 5.000 kit affidati all'ordine dei medici. La ASL dice no, bisogna fare in modo che questi test siano autorizzati da noi. Come sta la situazione? Anche qui allora, c'è un po' di confusione. no, al rischio di essere linciato da qualche sindaco, anche da quello di Avellino, da qualche casa produttrice di questi test rapidi, devo dire che i test rapidi oggi in commercio, per quelle che sono le mie conoscenze, sono scarsamente sensibili e ancor meno specifici. Va bene, quando diciamo questo, diciamo che c'è la possibilità di avere un grande numero di falsi negativi. E quindi non ci consentono di fare diagnosi, assolutamente. E sono poi poco specifici, che vuol dire che potrebbero denotare un movimento anticorpale per altre patologie che il paziente può avere. Quindi il test rapido,
è un test sul quale io porrei molta attenzione, perché può creare una confusione nella diagnosi dell'infezione da coronavirus. Io sul test rapidi ho molta perplessità, guardi, mentre il test sierologico quantitativo ha un significato di tipo epidemiologico, il test rapido può avere un elemento, può essere solo confondente per quella che è la diagnostica e per quella che è l'epidemiologia dell'infezione da coronavirus. Sarei molto attento. C'è poi l'altro aspetto, professore, cioè la competenza. Il sindaco, attraverso per esempio l'ordine dei medici, può fare, è legittimato a fare questi test, fermo restando le riserve, le perplessità a cui lei ha fatto cenno. Il test rapido che noi abbiamo provato anche qui al Cotugno è un test banalissimo, cioè può essere fatto da chiunque, anche non deve necessariamente essere fatto da un medico o da un laboratorista, perché è un test molto, molto banale, bisogna mettere una goccina di sangue in un pezzetto con una goccina di solvente, diciamo, e poi si legge così come si legge un test di gravidanza, quindi diciamo è abbastanza banale. Effettivamente può determinare un elemento confondente da un punto di vista epidemiologico e maggior più diagnostico, quindi per l'amor di Dio, affidato ai medici di famiglia è una cosa santa e giusta, però se fosse un test sensibile, un po' più sensibile, un po' più specifico. No, c'era questo aspetto, professore, insomma, che prefigurava e potrebbe, secondo alcuni, prefigurare una sorta di abuso di ufficio, se non proprio un abuso di potere, da parte dei sindaci che fanno effettuare questi test, sui quali restano appunto le perplessità molto serie, più volte ribadite, che lei anche... Questo diciamo è più, come dire, una valutazione di carattere amministrativo e giuridico. Certamente il sindaco, come lei sa, è la massima autorità sanitaria della città, del paese, quindi può adottare le misure che vuole lui, ma poi le ha affidate, se ho capito bene, all'ordine dei medici, quindi ai medici di famiglia, eccetera, non è che le abbia affidati ai tassisti o ai commercianti, quindi un abuso di potere non credo che si possa identificare, però non è il mio mestiere identificare l'abuso di potere. Dovrebbe essere un test di screening, ma non è affidabile, stiamo parlando di cose secondo me che non hanno grande importanza in questo momento bisogna essere concreti, bisogna fare cose che servano veramente.